È stato facile inserire in 240 pagine tutta la tua straordinaria carriera? Beh sì, però dai, mi son divertito perché all'inizio ero un po' titubante, però poi penso sia un bel libro di valori, di emozioni, di quello che ho vissuto, quello che potranno leggere i miei figli, insomma, fra 20 anni, quello che la mia passione mi ha permesso di fare. L'affetto che ho visto oggi nei miei confronti è qualcosa che è veramente di gratificante, soprattutto per la mia famiglia e i miei tifosi. Ho fatto questo libro. C'è una parte che ti è rimasta più nel cuore di questo libro? La parte... Ce ne sono tante, perché si spazia, insomma, dalle vittorie, dalle Champions, ai momenti in cui sono stato anche non bene, quando non c'era il calcio, ai momenti in cui sono cresciuto con mio fratello nel campetto del paese. Tutti emozionanti, insomma, sceglierne uno è difficile. Che cosa significa averlo presentato qua a Milano, il tuo libro? Cosa significa per te? Milano è la mia vita, 15 anni al Milan, tutti i successi. Insomma, poi dopo vedere, insomma, oggi casa Milan, sesto qua, vedere tutto questo entusiasmo, voglia, mi fanno tanto essere orgoglioso di quello che ho fatto. Ma mi sembra di non aver mai smesso, e questo ha dato merito alla gente, a quello che abbiamo trasmesso. E sono passati tanti anni da quando ho smesso, e oggi vedevo dei bambini di 7 anni alla persona più adulta di 70. E questo fa specie, però è bello, molto emozionante. Tanto affetto, tanto partecipazione oggi, tanto affetto, un percorso fatto di grandi successi e sogni realizzati come calciatore, come allenatore. Prossimo sogno di Filippo Inzaghi? Ma continuare a fare questo lavoro al meglio, divertirmi e crescere bene i miei figli. Tipo, qual è la parte che non vedi l'ora che i tuoi figli leggano di questo libro? Ma sai, tutto quello che ho raccontato mi piacerebbe che lo leggessero, per cui non c'è una parte in particolare. Però, come dicevo prima, mi auguro che riescano a capire la passione che avevo, che ho per questo lavoro. Tantissimo, insomma, il suo funerale è stato un momento molto triste, oggi l'ho ricordato, insomma, vedendo Galliani so come sarebbe stato contento di vedere questo mio libro, però purtroppo è stato un anno molto brutto in questi anni, insomma, da Paolo Rossi, per noi del calcio, Paolo Rossi che era il mio idolo, con Vialli, a Mihajlovic, adesso il presidente, poi qualcuno lo dimentico, ma... Veramente è stato un anno, sono stati anni molto complicati, e il mio pensiero va alle loro famiglie. Tipo, c'è anche molta nazionale all'interno del libro. Ti volevo chiedere, come vedi questa nazionale, visto che è fresca, insomma, la partita? Bene, l'ultima partita l'ha fatta bene con l'Olanda, però penso che abbiamo dei giovani forti. Ho visto l'Under 20 molto bene arrivare in finale, meritatamente. L'Under 21 per me è una squadra molto forte che può vincere l'Europeo. Però io penso ci siano le basi, Mancini è bravo per ritornare in auge. Nella parte finale del libro si parla di Reggio e di questo colpo di fulmine. Beh, è stata un'annata stupenda, e al di là dell'aspetto sportivo, insomma, sono stato molto bene con i miei bambini, mia moglie, e Reggio chiaramente è nel mio cuore per tante cose. Speriamo che oggi vada tutto bene e poi vedremo il resto. Tipo, io invece volevo chiederti, a proposito del momento giusto, no? Tuo fratello l'ha sfruttato bene all'Inter, è diventato praticamente un top allenatore in Europa. Ti volevo chiedere se l'hai sentito negli scorsi giorni, come sta dopo Istanbul, se hai dovuto rincuorarlo, perché anche te a Istanbul hai avuto un'esperienza negativa. Non so, ci volevi dire il calcio è questo, ma ha fatto un'ottima figura, un grande allenatore, non ha bisogno che io li tiri sul morale, ha fatto un'annata straordinaria. Ormai aver giocato una finale così contro Guardiola e averla incartata tatticamente, penso per lui sia la consacrazione, sono felice per lui. Tra i tanti episodi, uno in particolare del libro che ti ricordi con maggiore... Ce ne sono tanti, insomma, da quando giocavo con mio fratello nella buca a San Nicolò, alla doppietta di Atene, insomma, tutte grandi emozioni. Ciao. Pippo, una domanda sul calcio italiano, sui grandi attaccanti. In questo momento stiamo facendo un po' di fatica. Chi, secondo te, può risollevare il reparto offensivo della nazionale? Quello ci penserà Mancini, però ci sono tanti giovani bravi, e l'abbiamo visto, insomma, anche nell'ultima partita. Ma io penso sempre che Immobile sia il miglior centravanti che abbiamo.